Bella a tutti ragazzi, bentornati di nuovo quest'oggi sul mio canale. In questo secondo video che vi carico in giornata parliamo di un argomento che è correlato al video precedente, alla costruzione di un intro per una traccia Progressive House. Questo video in particolare affrontiamo una tematica che è compresa nell'introduzione della traccia Progressive House, ovvero come facciamo a rendere il suono di quella melodia che voi andate a scrivere di vostra fantasia che è presente all'interno dell'introduzione della parte iniziale della nostra traccia Progressive House. Andiamo a sentire che cosa ho scritto in questo progetto e poi andiamo a procedere con le varie spiegazioni. Buon ascolto. Eccoci qua ragazzi. Allora, questa melodia Progressive House è composta fondamentalmente da questa pattern, la pattern 2, che è comprensiva di un pluck. Questo pluck avrà ovviamente al suo interno la stessa melodia che sono andato a riprodurre tramite il LED synth e ovviamente farà da parte introduttiva. Allora, sulla nostra pattern 2 che cosa è presente? Sono presenti vari effetti. Per dare questo senso di ampiezza, di grandezza alla nostra LED, quindi andare a rendere la nostra melodia Big Room EDM, dobbiamo andare a prima cosa settare un equalizzatore parametrico che andrà a fare un po' di enhancing, ovvero a dare un po' di corposità alle medie alte frequenze, ovvero intorno ai 1600 Hz, e alle medio basse frequenze che da i 300 Hz all'incirca fino ai 450-500. Questo perché? Perché sia le medio basse che le medio alte vanno a dare potenza e corposità al LED senza andare però ad aumentare troppo le alte frequenze che invece vanno a dare, se in presenza massiccia, un suono un po' tipo gracchiolio, cioè un suono fastidioso al nostro LED. Se andiamo ad aumentare troppo le alte frequenze, il suono inizia a gracchiare, soprattutto quando poi andate a regolare quelle che sono le dinamiche del vostro suono, ovviamente tramite limiter e compressori. Oltre a questo usiamo il Valhalla Room per il riverbero, in alternativa potete utilizzare Fruity Reverb 2. Poi abbiamo un limiter che ovviamente nei LED non agisce da compressore ma agisce solo da limite, settando un ceiling, ovvero un tetto massimo in cui è compreso il volume del nostro LED, il kickstart ovviamente per andare a dare il sidechain e infine il deblue tape stop per dare quell'effetto di scratch, ovvero quando vado a fermare il disco in vinile, che è presente invece in questa automazione qui sotto. Allora, i suoni, senza tutta questa equalizzazione, andrebbero così. Senza questi effetti ed equalizzazione andrebbero. Ok, disattiviamo anche l'altro canale. Ok, questo così e questo così. Ok, andiamo a sentire. Grazie.
Ok, questo è il suono base che è molto poco potente, ovviamente anche attivo l'isotope sul master perché sennò sarebbe ancora più basso. Andiamo ad aprire gli effetti e a settare il solo equalizzatore parametrico. Il suono prende già tutt'altro carattere. In questo punto poi, in cui andiamo a cominciare con la nostra Pattern 2, che è questa qui, abbiamo varie automazioni. Il kickstart che si accende in automatico in questo punto di drop e il Valhalla Room che è il nostro riverbero che va mano a mano salendo per dare diciamo spazialità a quella che è quello che è il nostro plug che diventerà fondamentalmente un altro LED che si va ad unire alla pattern 1 e poi il tap stop che va ad agire qui. Andiamo a sentire tutto unito come suona e come sale. Allora. Ok, il nostro suono, come potete sentire, prende spazialità, ovvero si amplia nel panorama stereo e soprattutto, oltre ad ampliarsi nel panorama stereo, inizia, diciamo, a prendere ritmicità con l'attivazione del sidechain che va a fare da colla fra questa che è la melodia proveniente dal plug introduttivo a quelle che sono invece i vari LED sotto. Allora, questa pattern invece, che è quella dei vari LED, comprende anch'essa il kickstart, il tape stop, un limiter, Valhalla Room e equalizzatore parametrico, settato molto similmente ma con le frequenze medio-alte leggermente spostate di qualche hertz. Andiamo a sentire i vari suoni che la compongono. Allora, pattern 1, via. Questi due fungono da top LED, ovvero la parte che si trova in cima, in testa alla melodia. Abbiamo la parte corposa invece centrale. Ricoperta da questi due suoni qua e poi abbiamo il basso, un primo bass normale e un sub bass che fa le basse basse frequenze. Ovviamente questo doppiamente compresso con compressione che agisce con threshold settato più o meno intorno ai meno 20 decibel, una ratio di 301, un attacco velocissimo e il giusto release per poter andare a comprimere. Oltre questo è presente un secondo fluid limiter che fa da ceiling, ovvero invece della parte compressore utilizza la parte limite per andare a aumentare leggermente il volume del nostro primo basso. E poi abbiamo il secondo sub bass che invece, come vediamo dall'equalizzatore, va a ricoprire la parte delle basse, delle low bass, bass e medio basse, ovvero tutta la gamma delle basse frequenze senza andare poi a interagire in nessun modo nelle medie, nelle medio alte e nei treble, ovvero le altissime frequenze. Ovviamente entrambi sidechain col kickstart, che in questo caso non è automatico, e il tape stop che ci serve in questo frangente qui quando andiamo a fare quell'effetto di scratch. Tutti i suoni insieme suonano così. Ovviamente i suoni suonano ancora fra loro un po', diciamo, indipendenti, non sono molto ben, incollati l'uno con l'altro e per questo andiamo ad attivare il nostro Isotope Ozone con un Maxi Mixer e un controllo delle Maxi Mixer, mamma mia come l'ho detto male, e controllo semplice delle dinamiche, ovviamente con un compressore multibanda. Andiamo ad attivare e sentiamo adesso.
Ok, come avete sentito, tutti i suoni tendono ad essere più agglomerati fra loro. E nel momento in cui andiamo poi a sentirlo con un kick e vari effetti, sarà questo. Come sentite, l'equalizzazione, che ho presentato già in un altro mio video, fa in modo che i vari suoni non si vadano a calpestare i piedi fra loro, andando ad agire ognuno nella sua gamma e nel suo range di frequenze. Ci sono poi suoni tipo i top LED che ricoprono le stesse frequenze più o meno, ma che tramite un buon utilizzo del compressore e anche della deviazione di quei pochi hertz a livello di frequenza di equalizzazione permettono ai nostri synth di stare ben incollati insieme. L'effetto che abbiamo voluto dare in questa parte della traccia è utilizzare un plug iniziale che si va ad aprire, a ricoprire il ruolo del LED e ad introdurre quello che poi è il LED vero e proprio massiccio formato da tutti questi suoni, facendo questo effetto qui. Ok, ovviamente in fase di stacco, fase discendente in cui andiamo ad uscire da questa parte in cui è presente il kick di drop, stacchiamo il kickstart in modo che non usufruiamo più del sidechain, riportiamo giù il cutoff per riportare una situazione come di calma momentanea e abbassiamo il riverbero per avere il suono così com'è intatto e semplice, senza che vada a disperdersi per poter riempire l'immagine stereo. Questo ci permette di creare una variazione all'interno della nostra melodia e ci permette, come vediamo qui, di andare ad aumentare il riverbero per step, giocare un po' con il cutoff e aumentare il kickstart solo alla fine, ovvero non siamo ripetitivi rispetto a come erano stati automati i vari effetti e il filtro nella parte iniziale della traccia, e questo sarà il risultato. Ok, poi abbiamo questa automazione, questa piccola chicca che è il tape stop. Il tape stop, per chi di voi lo possiede, va praticamente a creare quell'effetto scratch, quell'effetto di stop momentaneo, come se la canzone rimanesse in sospeso, per poi riprendere a pieno ritmo con tutti i suoni che riprendono nella battuta successiva. Il tape stop è semplicissimo da utilizzare, andate a dare tasto destro sul trigger e date Create Automation Clip. Io ho creato quattro automazioni che potevo sovrapporre, ma per chiarezza espositiva nella spiegazione del tutorial ve li ho lasciati separati, poiché tutti i suoni sono automati, ma andando leggermente a modificare lo slowdown e il declick, che sono i parametri che ci vanno a modificare, vanno ad aiutarci nella personalizzazione di come lo scratch, una volta entrato in azione tramite l'automazione, il nostro effetto avverrà. Oltre a questo, ovviamente la salita, la discesa, la velocità in cui il nostro effetto entra tramite l'automazione va regolato tramite le singole curve che sono regolabili all'interno dell'automazione. E quindi una volta creata l'automazione, come potete vedere, noi se andiamo ad prendere un tape stop, mentre avviene l'automazione vedrete il trigger che si alza e si riabbassa. Questi ragazzi erano i consigli principali che mi sentivo di darvi e di condividere con voi per avere quel tanto amato suono pieno in stile Big Room EDM che per i principianti, per chi comincia, è il sogno, l'obiettivo da raggiungere, ma è molto difficile senza le giuste spiegazioni e i giusti strumenti.
Detto questo, ragazzi, siete liberi di utilizzare qualsiasi synth, qualsiasi LED, quello che vi piace, quello che non vi piace, perché ragazzi, in musica dovete usare anche quello che non vi piace, perché modificandolo, smanettando quei valori, potreste scoprire suoni di cui prima magari eravate all'oscuro e che possono stimolare la vostra fantasia a fare cose incredibili. Per questo tutorial è tutto, ragazzi. Spero come sempre che questi contenuti che sto portando su YouTube in italiano siano di aiuto a tutti voi. Spero che questo video vi sia piaciuto e se così fosse lasciate un bel pollicione in su. Se questo video non vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in giù e pure il commento sotto dove scrivete perché non vi è piaciuto. Così faremo in modo di migliorare, di portare video di qualità sempre più alta sul mio canale. E questo è tutto per questo video, ragazzi. Bella a tutti e buon divertimento su FL Studio 12 e al prossimo video. Ciao!